Buonasera, buonasera alla gente in sala, buonasera alla gente a casa e che ci segue questa sera a Daedalus in una puntata speciale, diciamo fuori dagli studi. Siamo questa sera alla sala grande, diciamo, del Baraccano di Bologna, la sala Marco Biagi, per parlare di Passante Nord, una serata organizzata da Insieme Bologna, e tra poco sentiremo il patron, diciamo così, del movimento, dell'associazione che ormai sta prendendo forma politica, per parlare appunto di Passante Nord in quella che è stata definita la prima occasione di dibattito vero tra i cosiddetti favorevoli e i cosiddetti contrari. Allora, per una presentazione subito della serata, per non perdere tempo, Manes Bernardini di Insieme Bologna. Grazie, grazie a tutti voi di essere presenti questa sera, una serata un po' atipica visto che c'è un tormento di neve in città, quindi la presenza di stasera vale doppio se non triplo in termini di spettatori. Io ringrazio anche tutti i relatori che sono qui presenti, da William Brunelli di Unindustria, Luigi Amedeo Menegale di ANCE, Sindaco Priolo, la collega del gruppo misto Sassi e il comitato del Passante Nord guidato dal Presidente Galli. Il perché di questa serata? Perché comunque avete visto su tutti i giornali che il tema del Passante Nord, o meglio delle infrastrutture del nostro territorio, è un tema di grande attualità. Siamo arrivati, diciamo, un po' al fatto finish di quello che è il percorso decisionale di questa opera infrastrutturale osteggiata sul territorio da tanti comitati e associazioni, anche compresi di posizioni forti dai comitati dell'Inter bolognese. Manca la voce di Bologna, che non si è mai espressa a riguardo. Abbiamo un consiglio comunale che non ha mai discusso e dibattuto veramente su quelle che sono le problematiche del Passante Nord e eventualmente anche le potenzialità invece che il Passante Nord potrebbe dare al sistema infrastrutturale bolognese. E il nostro compito, il nostro dovere, prima di tutto, è di fare chiarezza per informare la cittadinanza e prima di tutto fare chiarezza anche all'interno del Consiglio Comunale su quelli che sono gli aspetti positivi e negativi di quest'opera, perché la politica oggi deve iniziare a prendere delle decisioni. Non possiamo più nasconderci sempre dietro dei se e dei ma. Oggi abbiamo il tema del Passante Nord, il tema del People Mover, sono tutte sfide infrastrutturali che il nostro territorio sta dibattendo in maniera sterile da troppo tempo, e abbiamo la necessità oggi di portare Bologna ad una competitività territoriale per non perdere terreno con altre realtà metropolitane che distano ormai da noi pochissimo. Se pensate che Bologna-Milano è raggiungibile in meno di un'ora, e spesso Casalecchio e San Lazzaro ci mettiamo un'ora e mezza perché troviamo la tangenziale intasata con tutti i problemi di traffico che abbiamo. Quindi un problema di infrastrutture che ha una ricaduta notevole sul mondo economico, sul mondo produttivo, su anche quella che è la vita quotidiana di tanti bolognesi, di tanti pendolari che devono affrontare, ripeto, il problema delle infrastrutture della tangenziale per recarsi al lavoro quotidianamente ogni mattina e ogni sera. E su questi temi che noi abbiamo deciso di intraprendere con il senso della pragmaticità e del realismo un dibattito serio come non è stato mai fatto, perché io non ho ricordo di avervi visto tutti attorno ad un medesimo tavolo a confrontare in maniera seria, onesta e sincera su quelli che sono tutti gli aspetti che per alcuni sono positivi, per altri negativi, legati alla realizzazione di quest'opera. Quindi io darei subito la parola alla mia collega che mi saluti di circostanza, che passerei anche la parola al comitato per andare a mettere un po' di carne sul fuoco e iniziare a vedere quelli che sono i problemi e più che altro le preoccupazioni di chi si oppone a quest'opera. Grazie, buona serata a tutti, grazie a tutte le persone che sono qua in sala, perché sì, effettivamente le condizioni meteorologiche non invogliano certamente ad uscire, grazie agli ospiti che sono qui al tavolo con noi e che questa sera sono, ci aiuteranno un po' a fare chiarezza per capire se effettivamente quest'opera infrastrutturale sarà utile o meno per Bologna. Io in più di un'occasione ho sempre cercato di spiegare che non è questione di essere a favore o contro un'opera a prescindere. Un'opera, un'infrastruttura che costi molto poco, che sia impattante o meno, si fa se serve, se c'è un'utilità. Ci è sempre stato raccontato che il passante dovrebbe riuscire a risolvere i problemi del traffico del nodo bolognese. Questa sera, con le ragioni del contro e le ragioni del favore di quest'opera, cercheremo di capire se effettivamente è così. Al di là delle appartenenze politiche, al di là degli spot elettorali, noi abbiamo
abbiamo sentito parlare anche durante insomma, le primarie e, e le ultime elezioni regionali, alla fine al di là di una semplice battuta politica bisogna farlo, non bisogna farlo, non si è mai entrati nel merito per cercare di capire effettivamente se è un'opera risolutiva o meno. Questa sera cerchiamo insomma con tutti questi attori sotto al tavolo di trovare un po' la quadra di questa situazione. Grazie a Federica Salsi, gruppo misto, Marius Bernardini l'ho già presentato, gli altri relatori, diciamo così, li ha presentati Bernardini, lo rifaccio, dall'estrema destra dei vostri teleschermi e delle vostre sedie in sala, Irene Priolo, sindaco di Caldera, buonasera ragazzi di essere qui, e poi Luigi Amedeo Legato, presidente di ANCE, buonasera anche a lei, William Brunelli, Confindustria, buonasera, e fin qui possiamo dire che abbiamo una contraria e due favorevoli, poi capiremo perché bisogna capire anche il sindaco Priolo che tipo di posizione ha, mentre da questa parte ci sono certamente i contrari perché abbiamo il comitato con Gianni Galli e Severino Chini. Come diceva Mares, la parola al comitato, cerchiamo di tenere gli interventi molto brevi, quindi ho 5, 6 minuti, 7 minuti massimo. Certo. Grazie della serata, buonasera a tutti. Cercheremo di portare le nostre ragioni. Comitato innanzitutto, questo è un comitato non partitico. Noi abbiamo sempre avuto presente le criticità del nodo bolognese, è un comitato che non è mai stato contro le istituzioni, quindi deve essere chiaro, ma ha sempre cercato il dialogo con le istituzioni. Non abbiamo mai sostenuto, non facciamo nulla, lasciamo le cose inalterate. Perché passante nord? Noi diciamo no grazie, cercherò di spiegare il perché. Ma sia ad un pacchetto di interventi e a proposte alternative, sarà il collega Severino Ghini che sviluppa questa parte. Io vado in ordine per spiegare le ragioni, le motivazioni che hanno portato la nostra attenzione alla nascita del comitato. Contrariamente a quanto si sostiene molte volte sulla stampa o da dichiarazioni di persone, il passante nord non è frutto di anni di discussione. È semplicemente una proposta che è stata calata dall'alto, semplicemente. È un progetto di territorio che non c'era, perché nasce da un accordo politico nel 2002, come soluzione trasportistica per far respirare Bologna, quindi non aveva dei grandi disegni dietro. Non aveva lo studio di fattibilità, ed è un'opera che è scaturita come strategica subito a monte, a valle del PRIT del 98. Se il PRIT, che è il Piano Regionale Integrato dei Trasporti, è l'elemento sovraordinato e non prevedeva il passante nord, è chiaro che qualcosa non va, qualcuno non dice le cose giuste. Infatti lo studio di fattibilità viene preparato 8 mesi dopo. Si può cercare di fare in fretta per cercare di affidarlo direttamente a società Autostrade che ha il contratto di concessione fino al 2038. Per evitare che si vinca un altro bando di gara, comunque sarebbe da rimborsare quello che è il mancato introito dei pedaggi a società Autostrade. Gli stessi sindaci, guardate, erano convinti, poco convinti come noi, perché nel 2003, preoccupati da questo passante che non conoscevano, si sono preoccupati bene di presentare una raccomandata con delle precise condizioni, eventualmente per accettare il passante. Noi abbiamo strade intasate, non abbiamo vie di collegamento, ci fate i caselli delle periferie, il quadrante nord affoga. Ecco che da qui nascono le prime resistenze negli incontri che si fanno in provincia, dove si cerca di propagandare questo, diciamo, passante. E qui devo dire che dopo le varie reazioni, le varie domande sui numeri che non reggevano, sul fatto che fosse una soluzione trasportistica dove i numeri non c'erano, nasce veramente un capolavoro della sinistra, lo dico perché non è un fatto politico ma un fatto oggettivo. Negli ultimi 20-30 anni in provincia di Bologna sono state fatte circa 170 aree produttive, 150.000 bolognesi si sono portati fuori dalla città, non ci sono linee servite al trasporto urbano, la babele urbanistica è stata totale. Attenzione, qui nessuno fa autocritica, magicamente l'ha trovata. Signori, è cresciuto il pendolarismo in provincia, c'è molta richiesta di auto, dimenticandosi che verso la periferia sono stati spinti e non guidati. Le strade che mancano sempre fa parte del lavoro di chi oggi propaganda il passante che non l'ha fatto. Però faremo bene, è l'ultima opera che faremo, la mitigheremo, un grande fiume verde, poi nascono addirittura le serre per mitigare questa bruttura, l'assessore Montero della provincia, faremo tante serre intensive, quindi non ci si preoccupa del discorso del territorio e si va avanti come se nulla fosse.
Noi qui non ci abbiamo creduto, arrivo un po' a stringere perché specifica quello che abbiamo fatto. Il Brit 98 non lo prevedeva il passante e abbiamo fatto un esposto alla Procura della Repubblica, perché noi eravamo certi che gli interventi di breve e lunga durata dovevano essere nel sede del tracciato attuale e l'ossatura che veniva chiamata passante si doveva chiamare grande trasversale di pianura ed era dentro il Brit pari pari. Il CTU della provincia di Bologna, il procedimento 2004, ci dà ragione. Dice, ha ragione il comitato, nel PRIT non era previsto il passante nord, relazione 10031-2004, e ferma lì in procura, andremo a vedere per quale motivo è ancora rimasta lì. Arrivo invece ai giorni nostri ed è perché siamo contrari al passante nord. Nel 2003 la comunità europea, sollecitata da Lega Ambiente, chiaramente parlavamo dell'affitto diretto di quest'opera che si voleva dare a società autostrade, interviene in Europa, senza bando di gara non si può fare, l'Europa stoppa questo meccanismo. Nel 2004 abbiamo l'uscita del progetto Pizzarotti Eiffage, che anche in questo caso lavora con il project financing, però è privo di mitigazioni e non risolve il problema dell'indennizzo d'autostrada. Stiamo parlando di 400 circa milioni di euro, calcolati allora naturalmente nel 2004. Poi abbiamo una sorta di torpore, che è un torpore pericoloso, perché quando non si parla si va avanti a fare delle cose. Infatti 2005, 2006, 2007 fino al DPF del 2008 si lavora per cercare di, tra virgolette, aggirare questo vincolo che ha messo la comunità europea. Bisognava lavorare per aggirare l'infrazione. C'è un vario via vai verso l'Europa, Lunardi, Di Pietro, Prodi, Berlusconi, Matteoli. C'era una precessione per dire questi qua non ci lasciano fare sostanzialmente quello che noi vorremmo fare, quindi mi ha fatto abbastanza antipatico. Però attenzione, arriviamo al sodo. Quello che si riesce a fare nel 2007, riandando a riscrivere il regolamento delle concessioni, apre la strada alla spinta sul passante. Nella voce altri investimenti, nella convenzione 2007, si cerca di far entrare il passante nord, ma non è scritto passante nord, si parla di altri investimenti. Il comitato rappresenta di nuovo ripetuti esposti alla comunità. Nel 2008 comunque la terza corsia dinamica viene fatta, risolve, pur spendendo molto, di gran lunga il problema delle autostrade, però lascia inalterato la tangenziale, che è il vero problema. Arriviamo alle ultime strette per capire perché la cosa non funziona. Nel 2012 si comincia a parlare di un passantino corto, in virtù di quello che l'Europa aveva detto, che il passante deve essere un'opera ausiliaria, l'autostrada deve rimanere dov'è. Si comincia a ragionare su due corsie, un passante corto di 30 km, 33 circa, non c'è la banalizzazione e qui andiamo a scardinare uno degli assi importanti del passante, è fatto da autostrade, mentre invece è stato richiesto dalla provincia e dalla regione e gli unici che non sapevano nulla erano i sindaci, ce l'hanno detto in un convegno, quindi sono anche qui presenti. Intanto però escono, e qui nasce il problema, tre studi di fattibilità, 2010, 2012, 2013, fattibilità e studi trasportistici della società Autostrade che stroncano l'opportunità trasportistica del passante, non risolve i problemi del traffico bolognese, nero su bianco. A questo punto il Ministero delle Autostrade arrivano però a dicembre 2013 a completare la convenzione unica. Nella convenzione unica ci sono dentro tutti i lavori di ampliamento e ci si infila al passante. 1.280 milioni di euro. Arriviamo alla vergogna del 2014, quella che abbiamo chiamata vergogna, perché l'accordo firmato a luglio del 2014, espressamente da persone a fine mandato, vicepresidente della provincia, assessore regionale, che anche quello era già decaduto, presenta un qualcosa che veramente annulla quel poco di buono di trasportistico che poteva esserci nel discorso del passante 2003. È ben peggiore ed è un pasticcio perché cerca di accontentare l'Europa che dice fate qualcosa ma mi dovete mantenere l'autostrada dov'è. Devo raccontare ai cittadini che potranno respirare meglio e qui la cosa non è molto facile e Autostrada dice guarda che peggioriamo l'efficienza dell'anello bolognese. Quindi siamo ben lontani dalle voci che si sono sentite sulla stampa che il passante nord avrebbe risolto il problema della tangenziale di Bologna. No. Ha due corsie, è alto 3,80 m, 38 km, non ha la banalizzazione e penalizza il flusso.
se succede un qualcosa, qualche incidente, non cambia nulla, perché il passante numero di autostrade allontana l'11%, quindi il 90% rimane dov'è, quel 90% è rallentato, quindi siamo cornuti e mazziati, come dicono a Bologna. Questo è un po' il fatto che a noi ha fatto dire: ma che cosa stiamo facendo? Dobbiamo pensare a delle soluzioni alternative che il comitato ha pronto, che dopo presenteremo. Vado a chiudere. Noi ci siamo dati da fare per informare i cittadini. Bologna non sa quasi nulla. Ha in testa quel passante 2003 che fa 4 corsie per lato della tangenziale. Non è vero. Avrà 3 corsie. Non è vero. Allontanerà il 40% di traffico. Non è vero. Qui sono tante cose. Se c'era un imbuto su Bologna, noi riproduciamo il medesimo imbuto spendendo 1.400.000.000 di euro. Una follia metropolitana. Cosa dobbiamo fare? Noi vogliamo che qualcosa si faccia. Dobbiamo aiutare i sindaci e coinvolgerli. Ecco che l'attività del comitato si sposta nei consigli comunali. Abbiamo avuto un grosso incoraggiamento a Castenaso. Castenaso ha fatto discussione e è arrivato a produrre una posizione contraria al passante nord, ma non perché l'ha chiesto il comitato. Il comitato ha portato discussioni, elementi di numeri e ha detto: no, il passante nord non è la soluzione. Dobbiamo fare qualche altra cosa, che sia la proposta del comitato o altre cose, basta fare qualcosa, ma non il passante. Attenzione all'altra cosa, il comitato si muove per non far perdere neanche i soldi, perché l'obiettivo è che qualcuno dice: ma se facciamo qualcosa di diverso dal passante, perderemo le risorse che sono state accantonate. No, non si perderanno. L'articolo 14, che è scritto sotto la voce altri investimenti della convenzione, lavora su interventi proposti dalle giunte regionali e il Ministero approva. Se la Regione, il Governatore Bonaccini, i sindaci, a cui noi daremo tutte le informazioni necessarie, fanno finalmente una presa di coscienza su qualcosa che non funziona, si può benissimo ritrattare il discorso e portare a casa quello che sono i risultati di mantenimento per le imprese, farle lavorare. Non è vero che il passaggio può aumentare il lavoro, ma dà comunque del lavoro alle imprese. Cosa stiamo facendo noi? Arrivo alla chiusura. Noi ci siamo dati da fare per fermare quest'opera che da luglio è partita e a febbraio bisogna essere pronti col progetto preliminare. Mentre noi parliamo ci sono delle escavazioni in giro o dei furgoni che fanno rilevamento dell'aria pronti per preparare la via e la massa. Noi questi dati li abbiamo tutti. Il tavolo deve stare fermo. Quello che hanno firmato, cari sindaci, va stoppato. Hanno fatto una svendita totale di Bologna e dei suoi cittadini. Segnalazione alla UE di inadempienza, esposto alla Corte dei Conti documentato, esposto alla Procura della Repubblica, e lavoriamo con ANAC, e chiudo, che in questo momento ha fatto una presa di posizione forte. Con il decreto Sblocca Italia si sta cercando di entrare nel meccanismo delle concessioni per allungarle, favorendo chi propone degli investimenti, saltando il bando di gara di allungamento per le concessioni. Entro il 30 giugno 2015 il pericolo è che le autostrade presenti solo questa soluzione, mentre ce ne sono altre, e si vada avanti sul passante. Oggi c'è il tempo di farlo. Fermiamoci, abbiamo la possibilità di farlo. A questo punto io mi fermo per l'intervento di contrasto. Avremo poi l'intervento della proposta, che è il valore aggiunto che il comitato mette sul tavolo. Grazie a Gianni Galli. Si può dire in modo obiettivo una cosa, che certamente è una gestazione molto travagliata quella del passante nord, avete sentito 12 anni. Vogliamo sentire però i costruttori, quelli che così semplicisticamente, giornalisticamente si chiamano così. Presidente Menegali, prego. Dunque, grazie, vediamo se riusciamo a fare alcune considerazioni. Io però non ho capito una cosa che per noi è abbastanza importante: serve o non serve? Perché no, così. Cioè, io penso questo, già vicende
andiamo anche alla metropolitana, ma era giusto perché credo che ci dobbiamo ricordare tutte alcune cose. Se avessimo fatto la metropolitana, lo dico unicamente perché gli errori si fanno, la democrazia si reitera tante volte, d'altronde... Come? Non va al microfono. No, dicevo allora, prendo l'esempio della metropolitana, se avessimo fatto la metropolitana probabilmente non avremmo gli autobus che vanno avanti e indietro, avremmo una meravigliosa strada maggiore libera, avremmo un centro storico probabilmente più conservato, spenderemo meno di manutenzione per le strade, cioè fare infrastrutture significa in qualche misura mettersi avanti in un percorso di manutenzione e di conservazione della città. Secondo noi il passante serve, direi che 5 ore più o meno al giorno è intasato, è pieno. E noi abbiamo una soluzione, c'è tra l'altro sono 15 anni che si è parlato su questo tracciato, ci sono dette tante cose. Io sinceramente capisco le ragioni, capisco anche come dire, il sentimento di quello che può rappresentare un'infrastruttura come questa in termini anche di invasione in un certo senso del territorio, però lo regimenta, lo crea delle condizioni per cui la tangenziale per quelle 5 ore al giorno non diventa una voragine energetica. Provate a immaginare quanto combustibile viene bruciato vuoto, per non parlare di alcune giornate, per non parlare degli incidenti che possono capitare. Alcune giornate mi riferisco a quelle quando ci sono le fiere. Una precisazione, la banalizzazione in realtà non c'è nell'accordo, nel senso che questo sarà un'autostrada a pedaggio con un sistema aperto, per cui tra il cancello d'ingresso e diciamo dall'inizio alla fine del passante, chi entra e esce lo farà gratuitamente. Questa è una precisazione che va fatta, perché sennò si danno anche informazioni forse un pochino imprecise. Poi, secondo noi, il passante è la pelossatura di quella che è la futura struttura metropolitana, come dire, territoriale. È la nuova tangenziale. Se noi oggi fossimo qui a decidere se la tangenziale che noi oggi utilizziamo tutti i giorni fosse utile o meno, probabilmente i nostri nipoti non l'avrebbero neanche. Quindi probabilmente quello diventerà il percorso di attraversamento di un territorio che si dà un'infrastrutturazione istituzionale e territoriale moderna. Poi contro la modernità possiamo essere tutti, però viaggiamo, vediamo tutti come si in certi paesi, diciamo forse più, come dire, non so come dire, dove probabilmente alcune regole di utilizzo anche di infrastrutture si vive meglio. Quindi io non so dire onestamente se il tracciato che mi risulta democraticamente deciso dai rappresentanti del nostro territorio 15-20 anni fa, democraticamente determinato attraverso mediazioni, io ricordo Giacomo Venturi come una persona che ha dato dedizione per tanti anni, per cui ci ha creduto e ha investito tempo e come dire, energia su questa infrastruttura, a mio avviso coerentemente. Peraltro devo dire che esiste una pianificazione territoriale provinciale PTCP che tracciava nel 2004, che tracciava già il passante, per cui il piano territoriale provinciale prevedeva l'inserimento e la realizzazione del passante con tutto un dimensionamento territoriale conseguente. Lei non l'ha citato, ma lo aggiunga. Ecco, io non so se quello è il tracciato giusto o quale, io capisco le vicende, come dire, le polemiche, però credo che si debba tornare ad un ragionamento concreto. Serve o non serve? Cioè la tangenziale, voi frequentate la tangenziale alle 8 del mattino, alle 5 del pomeriggio, perché sennò non siamo le persone giuste alle quali chiedere se serve o non serve. Poi con diciamo sulla burocrazia ci costruiamo polemiche, discussioni, anche credibili e anche sostenibili, non entro nel merito. Però non credo che diamo delle risposte concrete a chi alla mattina va a lavorare e alle 8 purtroppo attraversa la città. Questo è un dato inconfutabile, se qualcuno mi dice che non è così, io sono dispiaciuto, ma ci risulta che sia così, e lo è. Quindi sulla banalizzazione ho già detto, sul disegno, ripeto, non lo so se quello è il percorso corretto o non è corretto, troppo lungo e troppo corto, mi risulta che sia una mediazione, d'altronde proprio capite, una mediazione così complessa, se la facciamo passare dal territorio e quant'altro diventa un'altra di quelle opere che non si farà mai, perché purtroppo come dire, la politica deve anche assumersi responsabilità e decidere una visione del territorio, non è che possiamo immaginare tutti i giorni di cambiare idea, no, ogni 5 anni cambiamo idea, sempre in ordine alla democrazia, però la democrazia si ripete, quindi ci andiamo qui, andiamo là, cambiamo idea e non si fa nulla, per l'amor di Dio,
Parlamento e la metropolitana, le risorse della metropolitana di Bologna sono state investite nella metropolitana che stanno costruendo Brescia. Saranno forse loro stupidi, noi saremmo stati più intelligenti, non lo so, forse loro non avranno i mezzi pesanti tra qualche anno nel centro storico e noi li avremo ancora. Io vi ricordo che quei bestioni che pesano delle tonnellate non fanno bene al centro storico della nostra città, però non creano consenso. Mi rendo conto che uno preferisce tenere lo status quo perché, ci sono mille ragioni. Ultima considerazione, poi ho completato, il dimensionamento. Allora, è vero, anche noi crediamo che due corsie di marcia nel passante siano assolutamente sufficienti, soprattutto se, come dire, vediamo che da Imola si arrivano quattro corsie, eccetera, eccetera. Quindi c'è sicuramente un tema di dimensionamento che va portato avanti con forza, si può migliorare sicuramente il tracciato, si possono migliorare tante cose, però ora che ne parliamo, ora che decidiamo, non si farà neanche questa. Forse una vittoria, anche questa non farlo. Noi crediamo che in futuro questo possa diventare invece un errore politico, di visione politica, non di consenso quotidiano, perché sono convinto che in fondo se non si fa, tutto sommato poi si va avanti uguale, ma fra qualche anno che cosa potremo dire? Questa è la nostra ragione. Poi molto democraticamente, molto civilmente, molto, come dire, anche insomma siamo disponibili al confronto come lui questa sera, ma molto sereni, ma riteniamo che potrebbe tra qualche anno essere un errore perché le grandi aziende, purtroppo la competitività di un territorio ha tanti ingredienti di mobilità interna, ma mille ingredienti, mille situazioni. Io voglio dire, non credo neanche che un territorio possa gestirle tutte insieme, però ce ne sono alcune che sono quella della fruibilità, che sono quella del collegamento fra tutte le eccellenze del territorio. Prima si parlava del cosiddetto people mover, che non si farà alla fine, perché se vogliamo parlare con tutti ci divertiamo, intanto non la penseremo mai tutti nella stessa maniera. Allora il confronto va bene, ma poi le decisioni devono essere prese, perché poi la democrazia vuole che chi viene eletto coerentemente deve portare avanti un disegno, se no diventa il nulla che poi si aggiunge all'altro nulla. Grazie. Grazie a tutti i vostri delegati. Considerazioni di consenso, direi, perché la domanda forse ha messo il dito nella piaga, delle gare che sentiremo poi il comitato come rispondere, nel senso serve o non serve, perché posso ricordo anch'io. Il rischio ve lo dico perché credo che sia vero, poi finisco, è probabile che se non si realizzerà, cioè non è che possiamo dire alla società autostrade metteteli lì o metteteli qua, la società autostrade ha una sua politica, ha un'azienda, decide quello che crede e come crede, lo dico perché non è che possiamo cambiare le cose. Potrebbero potenziare le 45 che potrebbe togliere centralità. Potrebbe essere l'ultima occasione, lei dice. Potrebbe essere l'ultima occasione. Appunto dicevamo, dopo il comitato risponderà. Io ricordo semplicemente, giornalisticamente sempre, che proprio la settimana scorsa, e lo sapete tutti in sala, è inutile negarlo, si è ribaltata una cisterna di GPL sulla tangenziale, purtroppo una persona è morta, la cisterna viaggiava sulla 14 ed ha fatto il salto di carreggiata, la città è stata bloccata, Bologna è stata bloccata per un giorno e lo sapevano tutti, anche quelli che facevano i viali di San Marco. Io vorrei sentire anche il sindaco di Caldarara e quindi sentire anche l'amministrazione, Irene Pio. Grazie, così mi vedete anche in fondo, anche perché il mio scopo è poter interagire con le persone. Allora, ma io vi vengo a rappresentare la posizione che non è soltanto del sindaco di Caldarara in questo momento, nel senso che l'obiettivo che mi prefiggo è quello di raccontarvi un po' la posizione di tutti i 10 sindaci, ma soprattutto diciamo quello che è il nuovo lavoro che mi aspetta in questa nuova veste di consigliere delegato alle infrastrutture della città metropolitana. Quello che noi chiamiamo assessore sbagliando, però sarebbe l'assessore... Sì, senza portafoglio, certo. Una nuova visione diciamo, di questa politica che deve essere fatta in maniera volontaristica. Ma io partirei dicendo questa cosa, che io vorrei parlare proprio di città metropolitana, non vorrei più parlare né di Bologna né dei comuni della provincia, e vorrei parlare del fatto che noi dobbiamo essere in grado oggi di porre al centro dell'attenzione quella che vogliamo che sia la città metropolitana da qui a 50 anni. Perché se ancora noi vogliamo guardare quello che è stato ieri, probabilmente facciamo un errore. E allora voglio utilizzare alcuni spunti sia di quello che ha detto Gianni Galli, che oramai ho già sentito più volte, è stato in consiglio comunale anche a Caldarara, ma di quello che ha detto anche il presidente Melegari, perché sono due visioni però
ci tengo a precisare alcuni aspetti che secondo me è bene che si comprendano, perché la posizione dei sindaci in questo momento non è una posizione di irresponsabilità, non è nemmeno una posizione ideologica e costruita in maniera demagogica per fermare l'infrastruttura, perché noi pensiamo che così facendo e utilizzando in maniera strumentale gli organi di stampa possiamo fare questo. Non è così. Non è così, ma noi cosa abbiamo detto nel corso di questi mesi e qual è stata un po' la storia dal 2012? Io sono sindaco dal 2009, però è vero che è dal 98 che si parla di questa infrastruttura. Ma la storia è la seguente, cioè nel 2012 quando si torna, e lo diceva anche Gallo, si torna a parlare di passante nord, si pone di nuovo al centro, diciamo, delle trattative tra gli enti interessati questo accordo che per la verità è stato firmato nel 2014 con tutta una serie di ipotesi che vengono avanti sul tema del tracciato. E fino ad arrivare a quella che è la stesura definitiva del tracciato che oggi è legato all'accordo che è stato sottoscritto a luglio del 2014. E anche questa modalità con cui è stata condotta la trattativa dal 2012 al 2014 ha, a nostro avviso, parlo sempre al plurale, non consentito di lavorare adeguatamente a questo progetto, perché siamo partiti, come diceva Gallo, dal fatto che alla luce di quelli che potevano essere i suggerimenti o quantomeno le indicazioni della Commissione europea, agli enti locali veniva detto che il tracciato dei passanti doveva essere più corto. E quindi da lì è partita, come dire, una serie di incontri per capire come fare in modo che questo tracciato avesse di nuovo la veste di quello che era il progetto originario del 2003, poi inserito nel PDCP. Quindi si è partito da un passantino, che era proprio ino, nel senso che era molto corto e che non è quello che si narra del 2012 di Autostrade, perché era un passante ancora più. Gli enti locali non riditi, devo dire la verità, a questo passantino hanno onestamente bocciato perché sarebbe stata un'opera talmente invasiva da invadere proprio i centri cittadini dei territori. E c'è un'ulteriore proposta di Autostrade che è un passante di 32 km, ma anche questo passante su quale comunque gli enti locali hanno ragionato, perché non abbiamo, come dire, in maniera appunto retorica affrontato l'argomento, però aveva, come dire, un impatto sui territori ancora non sopportabile. E quindi da quel momento in poi sono partite una serie di trattative con gli enti locali per cercare di capire quello che poteva essere il tracciato definitivo del passante, ripercorrendo appunto le tappe del PDCP. E si arriva a quello che è il tracciato, e io qua voglio parlare del tracciato perché altrimenti noi, secondo me, facciamo confusione, perché oggi non esiste un progetto, esiste un tracciato, e su questo bisogna che facciamo anche chiarezza. C'è una bella differenza. Sì, in questo momento c'è una bella differenza. Questo tracciato, e io non nego che per esempio per quanto concerne il comune di Calderara di Reno, è il tracciato che il comune di Calderara ha suggerito. È un tracciato che ha avuto alcune vicissitudini, in alcuni territori è stato delineato così, ci sono alcune criticità in altri territori, o qua il sindaco Sermeni che... Non so se si vede, però sarebbe quello verdino, abbiamo giusto quello rosso e quello più antico, quello blu è quello del passantino, mentre quello verde fosforescente sarebbe il tracciato a cui sì, quello blu è il passantino dei 32 km, mentre quello verde è l'attuale tracciato dei 38 km che poi diventano 40 con gli sfiocchi di Autostrada. Insomma, cosa succede? Che quindi ci viene chiesto lo sforzo rispetto a questo tracciato e questo porta poi dopo gli enti sovraordinati a comporre una trattativa con Autostrade. Cos'è che a noi non è andato bene in questa fase? Il fatto che noi non abbiamo potuto collaborare, cooperare nella stesura di questo accordo che è stato sottoscritto e che per quanto ci riguarda è molto limitante su alcuni aspetti, a partire anche dal quadro economico di riferimento. Il passantino dei 32 km che Autostrade aveva delineato aveva un costo stimato di Autostrade di 1,4 miliardi e il passante di oggi ha un costo costo previsto di 1,280 miliardi, per cui già questi aspetti qua ci hanno messo in difficoltà nel momento in cui noi abbiamo letto l'accordo sottoscritto il 29 di luglio, perché non avevamo la convinzione, come tuttora ancora non l'abbiamo, che questo quadro economico potesse consentire la realizzazione di una buona opera.
Questo non è l'unico limite, quello che diceva il presidente Menegari è un altro limite, cioè il fatto che il passante non sia due ma tre corsie. Perché rispetto a quelle che sono le infrastrutture moderne, se veramente, a prescindere da discorsi di carattere ambientalistico, si vuole ragionare su, come dire, un'infrastruttura di grande portata, di carattere nazionale, si parla di snodo nazionale, è evidente che le due corsie possono essere limitanti e potremmo avere non un'autostrada ma una tangenziale, no, la definisco così. Quindi questi aspetti qua ci hanno posto nelle condizioni di avviare, dopo la sottoscrizione dell'accordo di luglio, una serie di, non dico trattative perché ormai erano già concluse, ma di spunti, di stimoli, di riflessioni a un dibattito che stava andando avanti. Ci tengo a precisare, questo l'ho detto anche in Consiglio Comunale a Calderara, che a prescindere adesso anche da tutti i dibattiti che noi stiamo facendo in questa sede, l'accordo di programma individua in autostrade il soggetto attuatore dell'intervento e il soggetto che si è incaricato di realizzare la progettazione preliminare per il passante nord. Quindi è un soggetto che si è obbligato a 8 mesi dalla sua sottoscrizione a fare questo lavoro che si concluderà nell'estate del 2015. Quindi noi in questo momento ci siamo inseriti all'interno di questo percorso che era già avviato dal punto di vista dell'Inter e io penso che gli enti locali stiano facendo una parte molto importante. Perché dico questo e ritorno al mio discorso iniziale. O noi pensiamo che un'infrastruttura di questo genere abbia una valenza metropolitana, quindi individui, intercetti, anche quelle che sono le possibilità di sviluppo della città che oggi stiamo progettando, non nel 2003, che oggi stiamo progettando, allora forse stiamo facendo un'opera che serve. Cosa voglio dire con questo? È nel dibattito e penso che anche gli interlocutori qui a sedere questa sera siano favorevoli alla realizzazione di questa grande infrastruttura. Uno dei progetti più importanti sul quale il Comune di Bologna sta puntando oggi è la realizzazione di FICO. Ecco, FICO che sarà sicuramente un punto di riferimento importante, ma che adesso Galli Gianni metti di nuovo la cartina di prima col tracciato, ma non è lungo il tracciato del passante nord. Questo è per spiegare che cosa? Che se noi vogliamo realizzare un'infrastruttura dobbiamo capire anche quali sono gli aspetti che ci caratterizzeranno da qui al 2050. Questa infrastruttura è sufficiente a fare questo? A nostro avviso in questo momento, se non vengono poste in essere le richieste che gli enti locali hanno evidenziato, potrebbe trattarsi limitante. Quindi quello che voglio dire al presidente Menegari, noi non stiamo dicendo che eravamo contro a prescindere dal passante nord, stiamo dicendo che il progetto, così come si sta sviluppando, è un progetto molto limitato. E le opere che stanno chiedendo il territorio in questo momento, io non sto controllando il mio tempo, scusatemi, fatemi cenno, fate qualcosa. Pochino, concludiamo. Sì, sì. Le opere che stanno chiedendo il territorio in questo momento non sono opere compensative, la dico così, alla vecchia maniera. Cioè, in anni passati, quando anche dal punto di vista economico lo Stato era disponibile a finanziare più opere, i territori in genere, diciamo anche per il sacrificio che subivano, chiedevano opere compensative che sarebbero state a vantaggio della collettività. E quindi in molti casi, quando per esempio si sta anche realizzando tuttora la variante di Valico, molti comuni hanno ottenuto la realizzazione di scuole, di palestre, eccetera, eccetera. Ecco, i 10 sindaci in questo momento non hanno chiesto nulla di tutto questo, hanno chiesto di fare opere complementari di carattere viario che possono risolvere quelli che sono i nodi strategici che peraltro persino il Comitato sottolinea che a Bologna non hanno trovato compiuta realizzazione. Uno è l'intermedio di Pianura, considerato un intervento primario della viabilità provinciale oggi metropolitana, un altro è il completamento della trasversale, un altro è il completamento del lotto della Lungosalmina, insomma una serie di viabilità che in questo momento, se noi non realizziamo all'interno, io dico così, della zona sud del passante nord, noi rischieremo di andare a intasare l'ambito provinciale e non faremo un'opera che probabilmente ha il carattere strategico. Allora, per utilizzare le stesse parole del presidente Menegari, se non si fa potrebbe essere un errore, ma se si fa e si fa male potrebbe comunque essere un errore. Quindi in questa fase qua a noi deve servire per fare le cose e farle fatte bene. Grazie a lei, anche Confindustria, quindi William Brunelli, prego. Grazie
grazie al consigliere Manes Meraglini e al consigliere Sals che hanno creato questa occasione di confronto, grazie anche ai cittadini intervenuti, perché credo che la partecipazione alle scelte del futuro del nostro territorio sia importante. Un'industria Bologna rappresenta circa 2.000 aziende che sono insediate nella provincia, imprenditori che sul funzionamento di questo territorio investono, e se questo territorio non funziona ovviamente viene meno anche un valore economico di questo territorio. Dico questo perché in questo dibattito si è parlato molto del tema del passante nord come infrastruttura dedicata alla decongestione della provincia, ma non si è parlato del passante nord come asse strategico sul quale la provincia e le politiche urbanistiche degli ultimi 20 anni hanno collocato tutte le scelte, perché quando il piano territoriale di coordinamento provinciale, che è il piano rispetto al quale vengono approvati poi tutti i piani dei comuni, bene, questo piano decise che tutte le aree industriali, e sino a quel momento le aree industriali erano state collocate sul territorio a pioggia, ogni comune aveva la sua piccola area, e questo fu uno degli elementi che ha portato in crisi questo territorio. Si è detto chiudiamo quella stagione ed ora in poi facciamo le aree industriali solo vicino alla viabilità sovracomunale, per non andare a invadere quella rete della viabilità locale che è già intasata. E si decise quindi di fare il passante nord. La provincia e i sindaci hanno condiviso questa scelta, ha collocato le maggiori aree di sviluppo, sono chiamate aree industriali di importanza sovracomunale, tutte all'esterno del passante nord. Se noi non facessimo più il passante nord, quelle aree industriali rimangono nel piano e per raggiungerle utilizzeremo la viabilità locale, che quella si è già in crisi. Quindi, primo punto, il passante nord serve non solo per decongestionare, ma perché è l'asse portante dello sviluppo che questo territorio ha scelto in questi anni. Se non si fa il passante nord, bisogna ripensare a tutta la pianificazione urbanistica degli ultimi 10 anni, questo dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Detto questo, è vero che quando uno fa una scelta, e gli imprenditori, e questo lo fanno tutti i giorni, deve cercare di farla il meglio possibile, tenendo conto delle condizioni date. Ora, è evidente che quando l'associazione espresse sin dall'inizio, un'industria sin dall'inizio espresso favore al passante nord, e la soluzione che preferiva era la soluzione iniziale, che è quella che ancora oggi è dentro il piano della provincia, quindi una soluzione che prevedeva la completa banalizzazione dell'autostrada all'interno della tangenziale e quindi spostava all'esterno il passante nord e l'autostrada. Certo che oggi ho sentito dire non possiamo non fare il passante nord e possiamo in alternativa fare qualcosa. Se non facciamo il passante nord, sicuramente il territorio provinciale entra in crisi, perché le scelte che abbiamo fatto vanno in quella direzione. Vorrei ricordare che quando fu deciso il passante nord fu fatto un'analisi della pianificazione delle infrastrutture nel nostro territorio sin dall'inizio, e vorrei ricordare che il Comune di Bologna ha una serie di infrastrutture cosiddette anulari. Partiamo dai viali di circonvallazione, arriviamo alla tangenziale e forse anche alla trasversale di pianura. Bene,
fra gli ali di circonvallazione e la tangenziale era previsto, e si chiama asse dell'89, perché l'avevano previsto nel piano regolatore dell'89, un altro anello che guarda caso, il piano regolatore di Bologna, che oggi si chiama piano strutturale comunale, recuperò, però purtroppo oggi non lo possiamo più realizzare, perché nel frattempo su quel tracciato sono state fatte delle costruzioni. Il pericolo che corriamo con il passante nord è lo stesso, che se oggi noi non lo realizziamo perché vogliamo rimetterlo in discussione, quando poi ci troveremo che i problemi saranno irrisolvibili, non potremo più realizzarlo, perché così come è stato per l'asse dell'89, il suo percorso è stato compromesso. Io per adesso mi fermerei qui. Poi grazie. Grazie. Grazie a voi della Confindustria. Allora, torniamo a dare la parola al comitato. Stavolta parla Severino Ghini. Anche in questo caso chiedo concisione, perché così possiamo fare botta e risposta e probabilmente anche in sala si segue meglio. Allora, la vicenda, buonasera a tutti, io sono contentissimo stasera di essere qui, perché è la prima volta che riusciamo ad avere un confronto con i sostenitori del passante nord. Fino adesso li abbiamo invitati, ma siamo sempre in questi ultimi 12 anni defilati. Grazie di essere qui. Detto questo, vorrei subito dire che quello che ha detto il signor Melegari e quello che ha detto il signor Brunelli sono il paradigma della disinformazione. Ce le hanno proprio messe dentro tutte. Le loro posizioni furono espresse dagli allora sostenitori del passante nord, ormai scomparsi dalla scena politica, e furono stroncate impietosamente, tanto che non le tirarono più fuori. Se volete, anzi stasera faremo un'altra opera di informazione. La cosa che vorrei dire a Brunelli subito è: lui ha parlato come se la pianificazione che è derivata dal PTCP fosse il Vangelo, quindi se non si fa è un male, e quindi siccome il PTCP prevede il passante nord, allora il passante nord si deve fare. Ma chi ha detto che questa pianificazione è una pianificazione, diciamo, sono le tavole della legge? Io vi ricordo, e qui inizio il mio intervento, che la regione Emilia-Romagna è stata famosa in passato proprio per la sua pianificazione territoriale, però è durata poco, perché il nocciolo di quella fama derivava dal fatto che si decise di regolamentare la pianificazione territoriale e non di lasciarla allo stato selvaggio. E questo è stato fatto, tanto è vero che adesso noi abbiamo una delle regioni, il risultato è stato più costruite, con il caos urbanistico maggiore, però tutto regolare, niente di abusivo. Ci si è dimenticati che oltre a fare avere la volontà di regolamentare bisogna avere anche delle buone idee, e queste purtroppo non ci sono state, per un certo meccanismo, perché non si è mai fatto un concorso di idee quando si volevano fare delle grandi opere di ogni genere che interessavano tutti, che non era una questione di partiti o di steccati. Poteva essere il momento proprio di tirar fuori le migliori. Invece molte di queste, quasi tutte queste opere sono state portate avanti a scatola chiusa, già confezionate, e con una granitica fedeltà elettorale sono state tradotte sul territorio, e devo dire l'opposizione è stata un'opposizione quasi insignificante, e noi abbiamo il nostro territorio costellato di errori di pianificazione, errori che anche il PTCP che lei ha citato ammette. Il PTCP dice: oddio, è esplosa la città. Non è esplosa, avete sbagliato la pianificazione, e quindi ci ripropongo delle soluzioni. Ma non è che il passante nord sia stato messo dopo nel PTCP, è nato prima del PTCP, quindi il PTCP è stato adattato al passante nord. Quindi già questa è una disinformazione da poco. L'altra disinformazione che ha detto soprattutto Melegari è questa: se non si fa il passante nord vuol dire che la gente vuole che la tangenziale rimanga intasata. Questa è una bugia, perché sarebbe vero se non ci fossero alternative. Noi fin dall'inizio non siamo mai stati del no e basta, questa è ora di smetterla di dirlo.
E quindi è ora di finirla proprio, questa è disinformazione. Noi ci siamo fatto carico del problema, contrariamente ad altri comitati molto più noti del nostro, e abbiamo detto fin dall'inizio, dovete convincerci che non ci sono altre possibilità, altrimenti questo problema va risolto, potrebbe risolvere il passante noto. Noi ci abbiamo pensato, però ci abbiamo pensato in un altro modo, per questo dico, il caso passante nord sono due modi di pensare al confronto. Noi abbiamo tenuto conto di prospettive del futuro, di vincoli che l'ambiente, il fatto che siamo in un mondo finito, siamo ai limiti dello sviluppo, pongono, e oggigiorno tutti i giorni se ne parla, bene, voi invece state guardando ancora indietro. È questo che io mi dispiace constatare, e se la classe imprenditoriale bolognese è rappresentata da questa lungimiranza, capisco anche perché stia andando molto male. Allora, ma che non va avanti? Ah, caspita. Questo, se lo vedo bene, il vostro progetto alternativo. Io sto presentando. Riusciamo a presentarlo brevissimamente, certo, perché noi ci siamo fatto carico. Tolleriamo che venga detto che chi non fa il passante nord vuole il male della città, perché noi abbiamo pensato esattamente il contrario, ed è una soluzione che secondo noi è molto migliore, più all'avanguardia, rispondente a tutti i principi che oggi si stanno affermando nel mondo come pianificazione territoriale, mentre gli altri sono superati. Andiamo avanti, la sostenibilità, eccetera, eccetera. Io vorrei ricordare soltanto questa curva, che rappresenta in un mondo finito come il nostro, diciamo così, il destino di qualsiasi cosa che sta aumentando. Nei primi tempi aumenta in modo esponenziale la prima parte della curva, poi dopo si stabilizza e pian piano raggiunge i limiti. Questi signori stanno pensando che noi siamo ancora nei puntini blu, mentre siamo nel puntino rosso, cioè i limiti della sostenibilità. Non sto a portare dei dati perché se ne trovano ormai a bizzeffe. Vado avanti. Oggi qualsiasi decisione politica ed economica dovrebbe tener conto di questi dati di fatto, mentre invece nella pianificazione territoriale degli anni 70, così celebrata, aveva questi principi che allora potevano sembrare all'avanguardia, e neanche quella di cui state parlando voi, che invece sta arrivando dopo un ritardo di 20 anni o più. Guardate solo questa cosa qua. Questa è una pagina dello studio di fattibilità del passante nord che parla della valutazione di impatto ambientale, cioè le aree rosse sono critiche. Allora, questa valutazione di impatto ambientale a che cosa serve? Questa è un'opera da bocciare soltanto per questo, e invece è stata messa dentro come una formalità. Vado avanti. Andiamo a vedere quello che ha fatto vedere Gianni prima. Questi signori che hanno progettato il passante nord avevano questa lungimiranza, pensavano che il traffico sarebbe aumentato in modo esponenziale fino al 2025 e la curva scura, mentre invece già dal 2003 si poteva prevedere quello che poi è successo, eravamo arrivati ai limiti ed è quello che sta avvenendo, addirittura adesso con la crisi, perché il traffico è anche calato, ma non è calato solo per la crisi, è calato anche prima. Allora, vediamo un altro parametro che non è mai stato tenuto in considerazione, che è il consumo di territorio. Questa è l'impronta ecologica, cioè il territorio che serve a ognuno di noi. Se voi vedete, c'è quello incomprimibile che è il fabbisogno alimentare, e se vogliamo farsi comprimere proprio diventiamo tutti vegetariani. Ma l'altro è dovuto al territorio, cioè se noi vogliamo fare uno sviluppo sostenibile, tutte queste cose devono essere legate al territorio e non dei combustibili fossili. Bene, la provincia di Bologna, solo per l'impronta alimentare, ha già consumato tutto il suo terreno. E voi pensate di fare attorno al passante nord un altro sviluppo metropolitano? Ma state scherzando? Voi non vi rendete conto di quello che dite? Scusate se ve lo dico. Vado avanti. Proposta alternativa al passante nord. Prima condizione nostra, quindi. Questo è incantato, non consumare territorio. Quindi, per non consumare territorio, come recitano le direttive di numerosi stati europei, è di utilizzare il più possibile quello che c'è già, magari migliorandolo, cosa che del resto recita anche la legge regionale 20, perché la nostra regione è sempre la prima della classe nelle normative ed è sempre la prima della classe a non rispettarla. Lo spazio corrente per allargare la tangenziale, anche se la gente non ci pensa, c'è.
per fare due nuove corsie a destra e due nuove corsie a sinistra, una per la tangenziale e una per l'autostrada, che risolverebbero tutti i problemi di traffico. Non è che noi non vogliamo che vengano risolti. Lei ha parlato di situazione energivora, certo, quando c'è l'ingorgo c'è una situazione di consumo abnorme di carburante, ma dunque, vado avanti perché la tangenziale è stata fatta o il rilevato in trincea per superare le radiali o le ferrovie, ed è questa, va bene? Però ai lati noi abbiamo lo spazio sufficiente per queste due corsie che mancherebbero. Fino adesso chi ha pensato di allargare la tangenziale in sede ha pensato di portarsi dietro le scarpate, ma siccome non c'è posto questi tentativi sono falliti. Noi abbiamo semplicemente proposto di fare questo con dei metodi che ormai sono consolidati, che è il metodo dei diaframmi, e lavorando dall'esterno, di costruire una struttura laterale per parte, un tunnel nel quale allargare per la sede dell'attuale tangenziale di quanto basta per fare quello che dicevo prima. Non solo, ma pensando anche di migliorare e quindi trasformare un problema come adesso la tangenziale in una risorsa per la città, cominciare coi lati, noi abbiamo pensato di utilizzarli per un trasporto in sede propria, ma ne abbiamo fatte altre varianti con piste ciclabili e altre cose. Bene, andiamo avanti. Quindi questo sarebbe il primo e dopo la cura delle parti in rilevato, e questo sarebbe il primo e dopo la cura delle parti in trincea. Bene. Non solo, ma noi abbiamo pensato anche che pian piano, considerando questa appunto una risorsa, si potrebbe, e ci sono gli accorgimenti tecnici per farlo, utilizzare i 1.500.000 metri cubi che occupa un inerte che è il terrapieno della tangenziale, facendo dei vani in cui mettere qualunque cosa. 1.500.000 metri cubi a ridosso della città non sono una cosina da niente. Non solo, ma con l'altra versione noi pensiamo di rendere permeabile la tangenziale anche nei punti dove adesso non è permeabile. Queste sono le animazioni. Se si facesse per esempio quello che noi diciamo, un trasporto in sede propria a lato della tangenziale, noi andremmo a colmare quello che è il collegamento tra le linee radiali del servizio ferroviario metropolitano, perché hanno bel da dire che il servizio ferroviario metropolitano aiuterebbe a decongestionare la tangenziale. Non è tanto vero, perché hanno delle direzioni completamente diverse, una è radiale e l'altra è tangenziale, come dice il nome stesso. La nostra proposta invece di linea ferroviaria intersecherebbe tutte le linee e le collegherebbe il trasporto ferroviario, il servizio ferroviario metropolitano, la fiera e l'aeroporto. Bene, andiamo avanti. Mitigazioni ambientali. Siccome la nostra proposta costa molto poco, ci possiamo permettere di spendere dei soldi per fare delle reali mitigazioni ambientali in tutti i punti dove è stato costruito sono state costruite abitazioni e insediamenti a ridosso della tangenziale. Non è che la tangenziale si è passata in mezzo, lì l'hanno costruita, quindi un'altra lungimiranza dei nostri amministratori. In particolare San Donnino è quella che suscita i maggiori mal di pancia. Bene. Non ci possiamo permettere di fare mitigazioni in tutti questi punti, stando dentro al budget che dopo vi diremo. Il rilevato entra in scena. Mitigazioni in rilevato, tra l'altro, potrebbero essere dei luoghi di elezione per piazzare delle masse consistenti, superfici consistenti di captazione di energia solare, per rendere autosufficiente tutta l'arteria dal punto di vista dell'illuminazione e anche di decorazione dei fumi, e poi ce ne rimarrebbe anche. Finisco facendo un confronto tipo le Iene faccia a faccia del passante nord e della nostra ipotesi. Si comincia con la lunghezza. Il passante nord nella ultima versione sono 38 km, tra i due punti uguali della nostra ipotesi ce ne sono 22. Il traffico autostradale deviato, la società autostrada recentemente l'ha ancora abbassato, mentre noi avevamo valutato nel 2003 che avrebbe portato fuori soltanto il 20% di traffico a fronte di disincentivi. Qui a fronte di disincentivi pesantissimi come limitazioni di velocità, pedaggi, perché non è vero che c'è la banalizzazione, signor Melegari, perché se lei
viene da Modena e vuole venire a Bologna perché abita a Bologna, lei paga 15 km in più all'uscita. Non le dico poi tutta la serie di pasticci che hanno fatto con i bypass per raccontare all'Europa che abbiamo tenuto l'autostrada al centro della tangenziale. In realtà è un pasticcio. Bene, andiamo avanti. Pedaggio sulla tangenziale, il passante nord in tutte le sue versioni la prevedeva, perché altrimenti sul passante nord fare 17 km in più ci sarebbe andata poca gente, e nell'altra ipotesi non è prevista. E per la nostra ipotesi sono quindi 3 corsie per la tangenziale, 3 corsie per l'autostrada, mentre invece per quest'ultimo passante di 38 km sulla tangenziale rimangono 2 corsie più dei bypass, quindi non risolve affatto la congestione della tangenziale. Si immagina lei, perché abbiamo tutti in tangenziale nelle ore di punta, e per riuscire a evadere da questo blocco bisogna arrivare al punto del bypass e andare in autostrada. E dall'autostrada puoi rientrare nell'altro bypass dentro alla tangenziale. Ma stiamo scherzando, è una cosa che è veramente un pasticcio dal punto di vista trasportistico. Poi, le corsie sull'autostrada rimangono 2, perché la terza corsia dinamica, che aveva risolto i problemi, evidentemente verrebbe soppressa, perché non puoi fare la terza corsia dinamica in cui tu vai improvvisamente ti sbucca uno da New Jersey, tanto per essere chiari. E poi arriviamo al famoso respiro di Bologna, perché era stato propagandato facciamo respirare Bologna. Bene, andiamo a vedere questo respiro. La popolazione esposta aumenta con il passante nord, perché chi è a Bologna diminuisce la sua esposizione di una quantità pari circa al 7%, perché non dimentichiamo che a Bologna ci sono 1 milione di spostamenti al giorno, oltre al tangenziale. Quindi il 20% che viene deviato fuori con i pedaggi sul passante nord rappresentano il 4, 5 o 6% di quello che c'era prima, un respiro a pieni polmoni proprio. Mentre invece dove il passante va a finire porta un aumento delle popolazioni molto più grande del 50%, anche il 90%, per cui non è proprio questo gran respiro, considerando poi che siano di serie B cittadini come di Budrio, Castellano, Calderano, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Mitigazioni ambientali. Bene. Mitigazioni ambientali, il passante nord non ne prevede assolutamente. I signori Sandonino cosa credono? Col passante nord non avrebbero niente. Noi prevediamo addirittura di ripristinare il manto erboso, cioè di fare un parco sopra la tangenziale in quel punto, sempre con gli stessi soldi. Gli stessi soldi di 600 milioni che vi dirò dopo. Poi, l'inquinamento totale, se non me ne gare, aumenterebbe, perché per il maggior percorso ci sarebbe un aumento di 25.000 tonnellate equivalenti di petrolio all'anno e un'emissione in più all'anno di 70.000 tonnellate equivalenti di CO2, cifra confermata dallo studio di autostrade del 2013, abbiamo tutti i documenti. E adesso veniamo alla devastazione ambientale che si avrebbe nella pianura. Noi diciamo che adesso è un delitto consumare anche un solo metro quadro di territorio agricolo in più in un'area come la nostra, tra le più fertili del mondo. Il passante nord ne distrugge 500 e altri 7.000 ettari vengono inibiti per quello che la regione si vanta, il fiore all'occhiello, l'agricoltura di qualità. Il biologico e l'agricoltura di qualità in un raggio di 1.000 metri da queste strade non si può fare, anche se recentemente c'è stata una deregulation per cui le aziende biologiche possono essere anche all'interno, ma questo è stato con quando hanno reso balneabile per legge l'Adriatico. In realtà le ditte che vogliono fare del biologico, se tu coltivi dentro i 1.000 metri, non ti vogliono. Andiamo avanti. Sapete che il nuovo passante sarà in rilevato e sarà alto una media di 3,70 m e dovrebbe avere una escavazione di 3.800.000 metri cubi di inerti in una regione che si è vantata di limitare l'attività delle cave e di averla regolamentata. Questi sono in più del piano di cave della regione. Bene. Andiamo adesso al aumento del rischio idrogeologico. Questa barriera che verrà fatta, non faccio velocissimamente, un minuto solo, cerchiamo di informare, no? Interromperà tutta quella rete che da 2000 anni sta facendo scolare la pianura padana pur con le pendenze minime che ha.
Quindi voi vi immaginate con le famose bombe d'acqua i nostri campi come verranno sommersi, e quando un campo viene sommerso va in asfissia. Poi, un'altra cosa che noi vogliamo dire è il sistema ferroviario, l'ho già detto, integrazione col sistema ferroviario, noi ce l'abbiamo in passante nord, anche se qualcuno avrà fatto l'ipotesi che un'autostrada si colleghi con il ferrovia. Pensiamo a una cosa, la nostra proposta prevede che, di poterla fare per stralci. Quando abbiamo i soldi possiamo andare avanti, una specie del Duomo di Milano che può fornire occupazione per tempo. Invece il passante nord intanto non sarà funzionale finché non sarà finito l'ultimo metro, e poi è finito lì, non si possono aggiungere altre funzioni, procurerà solo danni in campagna. Bene, poi bando europeo, benissimo, il bando europeo per la nostra proposta non è necessario, perché sarebbe un potenziamento di opere in concessione da parte di società autostrade. Le società autostrade è sempre stata favorevole a una cosa del genere, mentre è stata sempre contraria al passante nord, perché quest'opera non è economicamente sostenibile. I pedaggi che si ricaverebbero dal passante nord con il traffico previsto avrebbero dei tempi di ammortamento senza considerare manutenzione di 60 anni. Bene, vado avanti ancora, poi finisco solo. Cantierizzazione. La cantierizzazione da parte della nostra proposta sarebbe minima come interferenza, perché si fa tutto dall'esterno, mentre invece qui ci sono 40 km altamente antropizzati che verrebbero per 10 anni sconvolti. Bene. Dunque, abbiamo ricaduto sull'economia locale. Ecco, io non vorrei insegnare il mestiere agli industriali, ma loro vedono una grande possibilità economica nel passante nord. Il passante nord va comunque a bando europeo, e può darsi che loro non vincano questi bandi europei e le aziende che verranno qua, faccio prima la Spagna, tanto per dirne una, come avete visto per il TAV, che è maschile ancora il treno, hanno fatto i villaggi dei loro operai, sono questi qui con le loro maestranze. Noi invece, se pensiamo che se venisse fatta per stralci un'opera come quella che proponiamo noi, la ricaduta, perché non vogliamo mica male agli imprenditori, vorremmo che fosse massima. Pensiamo che abbiano visto male nel puntare sul passante nord. I tempi di realizzazione più di 10 anni per il passante nord, meno di 4 anni per la nostra proposta, tant'è vero che ci dissero in Camera Caritate, poi adesso ormai lo possiamo dire, quelli di Autostrade, se quando abbiamo fatto la terza corsia dinamica, ci abbiamo messo 3 anni con le stesse attrezzature, mettendoci un po' più soldi, il doppio, avremmo risolto definitivamente tutti i problemi della tangenziale, mentre invece sulla tangenziale sono rimasti. Veniamo ai costi. 1.500 milioni di euro, sindaco Priolo l'ha detto, società autostrade, nell'accordo che voi non avete firmato c'è scritto società autostrade mette 1.280 milioni di euro, non una cifra, non un soldo di più, ma stima abbastanza più alto il costo reale, quindi indennizzi, espropri e tutto quanto sarà oltre di 1.280 milioni di euro sarà a carico degli enti locali, tant'è vero che anche il sindaco Merola ha già chiesto a Bonaccini i contributi regionali per affrontare questo deficit, mentre invece nel nostro caso sarebbe completamente finanziato, perché ribadisco ancora una volta, noi siamo andati a Roma all'ARS a vedere proprio capitolo per capitolo. Questi soldi non sono legati al passante nord, ma opere viarie che possono essere decise dagli enti locali, tanto perché sia chiara la cosa. Finisco dicendo questo. Noi poi diciamo anche che questi soldi potrebbero essere in parte devoluti al completamento di quelle che noi chiamiamo piccole opere incompiute, che sono piccole rispetto al passante nord, ma sono così piccole, la trasversale di pianura, 40 anni ancora incompiuta, e per esempio il ponte sul Reno a Trebbo, già previsto nel piano della mobilità provinciale del 2006, potrebbero essere realizzati subito con costi veramente irrisori, e è stato calcolato che da sole porterebbero via dalla tangenziale, che è la più intasata, circa il 12% del traffico, perché ci sono soltanto due ponti, trasversale di pianura oppure tangenziale. Finisco dicendo che la nostra proposta non è una proposta, come diceva prima, no e basta, e neanche di quelli che non vogliono il bene del territorio. Noi pensiamo di guardare avanti mentre pensiamo che altri guardino indietro. Grazie.
velocemente, io lo ripeto però, torniamo con le legali perché appunto sono state diverse le sollecitazioni. No, io non considero polemiche, nel senso che oggi quello che noi abbiamo da poter realizzare è passate nord. Ci saranno altre idee, io non so, credo che siano state studiate in precedenza anche da altri soggetti, quali società autostrade. Credo che questa sia una soluzione, quella attualmente in essere del passante nord, quella che è stata condivisa dalla comunità nella quale noi risiediamo. Per cui è chiaro che adesso è interessante, un progetto molto interessante, sarà da vedere, non è che ci siano pregiudizi in proposito, ma oggi abbiamo la possibilità di realizzare un'infrastruttura, non la realizzeremo, non la faremo, d'accordo? Questo è un percorso da iniziare, io non conosco le normative tecniche precise, non conosco dettagli, non conosco, nel senso, ho appreso ora questo progetto. No, ma scusate, io vorrei essere chiaro, cioè non è che se non si vuol fare non si faccia, non è un problema. Quindi non so cosa dire. Facciamo parlare. Cioè, io penso che la sede questa sia la sede di un confronto civile e di idee. Non credo che sia una questione di faziosità. Poi se andiamo in una società di trasporti a fare lo stesso convegno, probabilmente avremo un effetto contrario da parte del pubblico. Credo che sia questo un po' il senso. Credo che vada ragionato su questo argomento. È chiaro che chi è fortemente motivato e ha evidentemente interessi di un certo tipo su altre, sull'uso meno dell'infrastruttura, ha un certo pensiero. Io questo lo riconosco, però ha chiesto anche tutte le mattine, purtroppo il tangenziale ci va e rimane bloccato. Detto questo, mi fermo. Allora, io sono appunto i due consiglieri, poi vorrei coinvolgere anche un altro sindaco che è in platea, Stefano Salmini di Castenaso. Però io ai consiglieri comunali la domanda gliela faccio diretta. Abbiamo sentito parlare appunto di una gestazione di 12 anni, di ipotesi alternative. Galli poi ci spiegherà da quanto tempo stanno pensando e proponendo questa ipotesi alternativa. E i cittadini penso che siano tutti d'accordo, come dice il Presidente Melegari, che bisogna fare qualcosa, ma non oggi, ieri bisognava farla, quindi da fare con grande urgenza. Ecco, possibile che in 12 anni, sì, quest'opera non va bene, allora avete avuto tempo per parlare, adesso parlo con voi perché siete l'istituzione, però ce n'era di tempo per valutare diverse ipotesi. Questo penso che sia un po' il guaio della politica in Italia. Quando si inizia a ragionare su una cosa, prima che si parta e si possa in qualche modo iniziare un iter, ormai l'opera è diventata vecchia perché hai perso 20 anni a studiarla, a presentarla, a confrontarti con tutti gli enti, conferenze di servizi, tutto quello che ci può essere. Purtroppo non siamo mai competitivi come paese perché ci mettiamo troppo tempo a decidere. Quello che oggi mi preoccupa sul discorso delle infrastrutture, in particolare del passante nord, specialmente per quello che riguarda noi cittadini di Bologna, è la scarsa informazione che abbiamo avuto su questo tema. Quindi anche pochi elementi per decidere se l'opera aveva comunque un vantaggio per il territorio della città di Bologna o invece era un'opportunità sprecata perché con gli stessi soldi si poteva fare qualcosa di diverso che poteva veramente risolvere il problema della viabilità bolognese. Quello che mi rammarica è vedere che ci sono tante altre piccole opere che potevano essere fatte e che oggi potevano dare una lettura diversa dalla realtà, perché abbiamo una tangenziale intasata, ma abbiamo una tangenziale intasata perché comunque ci sono tutta una serie di opere complementari, dal Ponte sul Trento, la trasversale di Piemora, al Lungo Sarno, che non sono state fatte. Quindi oggi il tema sia questo. Quindi arriviamo a parlare di passante nord, ma ci arriviamo perché? Perché il territorio non è riuscito a fare neanche le piccole cose che potevano in questo momento rasserenare gli animi e parlare anche magari con più tranquillità di quella che è un'opera sicuramente più impattante, sicuramente più strategica come quella che oggi in qualche modo stiamo qua discutendo. Ma è la politica che deve darsi dei tempi certi e le risposte vere. E abbiamo citato prima l'esempio per legare del metrò, quella è una grande occasione che come Bologna abbiamo persa. Quella dobbiamo io pensare che a Brescia avranno il metrò e a Bologna no, mi viene una gran rabbia. I soldi di Bologna.
con i soldi di Bologna, pensare che le equatori saranno ancora lo spazio di traffico dei bisogni, non civis ma creatis, mi fa una gran rabbia, perché vedo la mia città che non progredisce ma rimane indietro in quella che è una competitività di servizi, dallo studente al lavoratore, all'universitario, a quello che comunque può comunque scegliere Bologna per qualsiasi motivo. E qui ci metto anche il tema del people mover. Io l'ho sempre spesato non tanto per l'opera, ma per come era concepita il sistema finanziario che andava a reggere l'opera. Quindi un grande rischio per il Comune di Bologna nell'affrontare questa fase di finanza un po' strana. Ma il people mover, io oggi mi sento di dire che sia il people mover, perché oggi ci vuole un collegamento vero tra stazione, aeroporto e perché no anche col sistema fieristico e perché no anche, se mai abbiamo fatto fico, anche con quello che è la grande scommessa di nuovo del territorio di Bologna, quindi con figli. Ma se noi rimaniamo sempre interessati sui no e non riusciamo mai neanche a risolvere le cose semplici, che ripeto sono quelle tra quattro di un ponte, di un completamento della nuova sabbia o di una trasversale di pianura che da 40 anni che è ferma, penso che possiamo parlare di Passante Nord o di altre mille cose, che saremo qua tra 10 anni di nuovo con gli stessi problemi, le stesse difficoltà, perché sarà la politica a non decidere. Quando la politica non decide è un fallimento poi per tutti, perché ci metteremo, ti ripeto, non magari un'ora, ma un'ora e 10 a fare quanti 13 uscite di tangenziale, perché quando sono in tangenziale rimango fermo un'ora, è un'ora che comunque perdiamo del nostro tempo, magari lo perdiamo per il lavoro, perdiamo per gli impegni che possiamo avere anche nel tempo libero, per qualsiasi cosa. Oggi io ritengo che vada fatto qualcosa. Io quello che vi chiedo è un attimo come sindaci di essere protagonisti di questo, perché siete voi garanti poi di quello che è il territorio, di quelle che sono anche le aspettative dei cittadini, e qui apprezzo molto il fatto che siano presenti anche sindaci come quello di Castenaso, Serneghi, che anche lui in qualche modo ha trattato ed è all'interno del consiglio della città metropolitana, come anche il consigliere Lorenzo Tomasini, che vedo giù in fondo, anche lui membro del Consiglio della Città Metropolitana, perché è il ruolo oggi della Città Metropolitana di Bologna che deve dirsi quale sarà la Bologna del futuro, quale sarà la Bologna, un attimino, che vorrei vedere nei prossimi anni, quale potenzialità che può avere una Milano, che può avere una Firenze, perché noi dobbiamo competere con quella realtà lì. Non possiamo sempre pensare al piccolo, ma dobbiamo iniziare a ragionare in grande. Pur partendo, ripeto, dai momenti di verità come stasera, perché io ritengo, vi ringrazio anche Federica Sassi, che momento di impazzire il Consiglio Comunale abbiamo lanciato questo tema, detto, ma proviamo a vedere se riusciamo per una volta a metterci tutti attorno al tavolo e a parlarci con sincerità, senza cadere nel populismo, senza cadere nella strumentalizzazione politica, ma raccontando quelli che sono i nostri dubbi, le nostre perplessità e anche le nostre aspettative rispetto a un territorio, ripeto, che chiede di ripartire, chiede di avere quelle potenzialità per vivere meglio, per vivere, per creare lavoro e per essere finalmente una realtà metropolitana vera e non solo fittizia e burocratica come invece purtroppo oggi appare. Grazie Maestro. Ma la domanda interessante, se dopo tanti anni siamo ancora più a parlare, perché? Perché? Perché secondo me non c'è stata una vera decisione democratica. Prima Milegari parlava di democrazia e in più di un'occasione ha nel suo intervento citato e ripreso questa parola. In realtà noi siamo che parlare proprio perché fin dall'inizio, per pensare di mettere in piedi quest'opera, non c'è stata una partecipazione democratica. Se fin dall'inizio ci fosse stata una partecipazione reale democratica con il territorio, con la provincia, con i sindaci del territorio, coinvolgendo i consiglieri comunali, coinvolgendo i consigli comunali, coinvolgendo i cittadini, probabilmente quest'opera non so se sarebbe nata o non sarebbe nata, però sicuramente il percorso avrebbe avuto un percorso magari più breve, ma si sarebbe divenuti a una soluzione. Quindi continuare a parlare di Passante Nord adesso, perché effettivamente adesso c'è una partecipazione democratica, è la prima volta che finalmente riesco a confrontarmi con dei sindaci che vadano al di là dello stereotipo, il Passante Nord si fa appunto perché è un'opera utile. E quindi adesso c'è partecipazione democratica, devo dire, a forza di come dire, ritornare sull'argomento si è riusciti finalmente a coinvolgere i diretti interessati. Se le decisioni vengono prese senza coinvolgere i diretti interessati, nel momento in cui si arriva vicino alla realizzazione dell'opera, la terra comincia a tremare sotto i piedi, i cittadini si svegliano, gli amministratori si svegliano e finalmente dopo si parla.
parla nel merito di quello che sta accadendo. E per cui credo che adesso, insomma, questa tematica si riesca ad affrontare in maniera molto più approfondita rispetto a quello che è stato fatto negli anni passati. E mi permetto una battuta, prima Melegari diceva probabilmente le persone che sono contro il passante non vanno in tangenza la mattina, io sono tra quelle persone che fa dai 40 ai 50.000 km all'anno in macchina, perché abito in una zona non servita dal trasporto pubblico, lavoro in una zona non servita dal trasporto pubblico e mi serve la tangenziale, ho lavorato anche fuori Bologna, quindi nella pianura a nord di Bologna, quindi devo dire che insomma, il panorama trasportistico ahimè lo subisco quotidianamente sulle mie ruote, e quindi proprio perché ho ben chiaro come funziona il traffico in questo panorama, mi viene da dire che forse quella non è l'opera che potrebbe risolvere questo tipo di problema di traffico. Sicuramente l'implementazione degli attuali assi che sono rimasti o non costruiti o incompleti con la trasversale di pianura potrebbe dare un ossigeno importante alla viabilità della provincia di Bologna, e sicuramente un potenziamento della tangenziale in loco aumenterebbe la possibilità di far diffondere più velocemente le macchine senza rimanere imbottigliati in code eterne di ora in punta. Quindi il passante fondamentalmente serve solo per togliere il traffico di attraversamento della città. I bolognesi non interessa niente, nel senso che non è che per i bolognesi potrebbe essere utile. Se il traffico di attraversamento della città che si sposta sul passante è irrisorio, perché Autostrade parla del 12% del traffico veicolare e del 6% del traffico pesante, i bolognesi che beneficio ne traggono da quest'opera? Nessun beneficio. Per cui è ridicolo pensare che con un'opera di questo tipo le soluzioni, cioè si trova la soluzione al traffico di Bologna. Secondo me la soluzione al traffico di Bologna si trova con un potenziamento della tangenziale, con un potenziamento delle opere, del completamento delle opere di viabilità che in questo momento non sono state fatte. Molto sintetiche. E quando prima è stato detto che siamo contro lo spreco di suolo, questo è un obiettivo che abbiamo tutti, però c'è da dire questo, che in ogni comunità le decisioni si prendono secondo delle regole ben precise. Quando la provincia ha deciso il suo piano, ha consultato i territori e mi sembra che ci siano voluti circa 3 anni perché dall'inizio si sia arrivati alla fine del piano della provincia. In quei 3 anni sono andato a riguardarmi le osservazioni contro il passante nord, non ho visto né osservazioni dei sindaci né di gruppi di cittadini particolarmente organizzati, e torno a dire, il passante nord nelle nostre intenzioni, per come l'abbiamo condiviso, non serviva solo a portare fuori traffico della città, ma serviva, come serve ancora oggi secondo noi, per poter accedere a tutta una serie di aree industriali che è il futuro sviluppo del nostro territorio. Se non si fa il passante nord, si utilizzerà la viabilità locale. Questo significa che l'impatto sul territorio aumenta, perché sono d'accordo con chi dice che non è un valore la mobilità in sé, bisogna consentire di accedere ai posti dove uno deve accedere nel minor tempo possibile e inquinando il meno possibile. Il passante nord aveva anche questo obiettivo. Poi che la politica oggi voglia riprendere questo tema
perché io capisco ci stiamo avvicinando anche a scadenze elettorali, però a questo punto non è più un ruolo che coinvolge le associazioni e in particolare un'industria che si rimette alle decisioni che la politica vorrà prendere. Però vorrei ribadire, quando qualcuno parla di disinformazione, la pianificazione in questa provincia che abbiamo deciso negli anni scorsi, all'inizio nel piano preliminare della provincia, non prevedeva il passante no, è stato introdotto con il parere favorevole di tutte le amministrazioni comunali, noi demmo un parere favorevole allora, lo confermiamo oggi perché pensiamo che in questo territorio, affinché un imprenditore possa continuare a fare impresa e i lavoratori a lavorarci in quelle imprese, quindi poter fare i loro percorsi casa e lavoro inquinando il meno possibile e avendo meno congestione possibile, crediamo che ancora oggi il passante nord abbia un ruolo importante. Un'ultima considerazione: la proposta del comitato, come diceva Galli, ci è stata presentata più volte, non nel dettaglio. Adesso, prima è stato detto che non accettavamo confronto, non mi risulta. Dico solo che questa proposta ha un suo senso, ma non è in alternativa al passante nord, perché coprono e colpiscono due obiettivi molto diversi. Vorrei che fosse chiaro. Grazie anche a tutti. Allora, io volevo chiamare qua, ecco, il sindaco di Castenaso, Stefano Sermenghi. Grazie. Che ha una proposta, l'ha manifestata sui giornali, insomma, ecco. Buonasera. Intanto ringrazio tutti anch'io, perché mi sembra, scusate le spalle, mi sembra che sia opportuno informare su questo argomento, ed è vero che in questi anni purtroppo l'informazione è del tutto mancata. È del tutto mancata perché, se è vero che quando fu studiato il piano territoriale di coordinamento provinciale, dietro al passante nord, che è quello arancione e giallo che vedete in tutte le piantine, c'era un'idea di città metropolitana che non è poi stata realizzata, perché è vero che doveva consentire un attraversamento più veloce del nodo bolognese, è vero che avevamo pensato, qui quando parlo di noi parlo di tutti, una collettività, una comunità, una provincia, avevamo pensato di allargare la città. Allargare la città vuol dire pensare che l'università non debba più stare in centro creando i problemi che ha al centro di Bologna, vuol dire pensare che la fiera di Bologna, dove oggi forse non va bene, andrebbe spostata, non voglio dire l'aeroporto per non offendere il sindaco di Calderara, ma forse anche quello, e c'erano i polifunzionali. Polifunzionali voleva dire che pensavamo di spostare più lontani dal centro di Bologna anche delle aree industriali, produttive e tutto quello che ci andava dietro. Ebbene, di quel piano non è stato fatto nulla. Adesso stiamo addirittura pensando, qualcuno, qui mi tolgo da noi perché non sarei d'accordo, di raddoppiare la fiera di Bologna, una fiera che sappiamo tutti come va, e qualcuno vorrebbe spendere degli altri milioni di euro per raddoppiarla. Stiamo pensando di fare FICO, che può essere una bellissima cosa forse, ma la stiamo facendo dove? Al CAP. Quindi tutto quello che era l'idea di allontanare dal centro i poli sta ritornando indietro. È cambiato il mondo e siamo d'accordo, ma allora perché, se è cambiato il mondo, non dobbiamo ritornare ad avere il predominio della politica? La politica deve assumersi le sue responsabilità, e da sindaco di Castenaso ci tengo a dire che la nostra posizione non è quella del solito comune che dice non fatelo da me, fatelo in quello di fianco, così siamo tutti contenti. Ci siamo presi la responsabilità di fare un ragionamento molto più ampio, abbiamo studiato il progetto, abbiamo chiesto alla provincia, alla città metropolitana e alla regione, al comune di Bologna, di entrare nel merito. E allora il merito qual è? Che il passante nord ideato dal PCP non è quello di cui stiamo parlando oggi.
parlare di passante nord oggi è un'altra cosa. Questo di cui stiamo parlando non è un passante, è un passatello. E come tutti sanno, a Bologna i passatelli vanno tolti nel brodo, sono bolliti. Questo sta nascendo già bollito prima ancora che venga fatto. Perché? Due corsie, pensate quando Dozza pensò alla tangenziale di Bologna, ma se l'avesse fatta una corsia, oggi cosa gli diremmo a Dozza? Noi stiamo pensando di fare un'autostrada a due corsie. Fra 20 anni qualcuno potrebbe dirci, ma come sono stati miopi quei politici che hanno pensato di fare un'autostrada con due corsie? Perché non l'hanno fatta almeno a 4, visto che ne arrivano 4 da una parte, 3 dall'altra, 3 da Padova, arriveranno, insomma. E questo è il primo punto. Il secondo, lei ha citato prima il camion che si è ribaltato e che ha intasato tutta Bologna l'altra sera. Se non si banalizza l'attuale autostrada, la A14, che rimane un'autostrada a pagamento, perché la Commissione europea ci ha detto che se vogliamo dare la concessione diretta ad Autostrade per l'Italia, quella deve rimanere un'autostrada, cioè a pagamento. Noi il problema delle autocisterne o degli incidenti che intasano Bologna non lo risolviamo, perché rimarrebbe tutto uguale a prima. La stessa società Autostrade peraltro dice, come è già stato più volte ribadito, che solo l'11% o il 12% del traffico verrebbe deviato sul passante. Ebbene, noi allora in una concezione di città metropolitana che vorrebbe tornare data dalla politica, pensiamo che in termini di costi-benefici spendere 1.280 milioni di euro, che è vero che li mette società Autostrade, ma società Autostrade si chiama SPA, società per azioni, vuol dire che quell'investimento lo deve remunerare in qualche modo. Le ipotesi che si stanno facendo sono, a parte ovviamente il pedaggio o l'aumento del pedaggio che dovremo pagare tutti noi poi che usiamo queste arterie, l'aumento del pedaggio, l'allungamento della concessione che oggi è fino al 2038, invece si parla di allungarla di altri 30-40 anni, nonché ipotesi di sconto fiscale. Allora, se il nostro governo fa uno sconto fiscale ad Autostrade per fare un'opera inutile, perché non lo può fare a qualcuno che vuol fare delle opere utili come la unire il centro di Bologna con la fiera, con l'aeroporto, con Fico. Dicono che ci vanno 6 milioni di visitatori, in qualche modo bisognerà che ci arrivino, no? Per cui io penso davvero che il problema di Bologna oggi sia che manca la politica. Oggi bisogna tornare a parlare di politica, bisogna tornare a pensare che ci debbano essere delle persone che se ne occupano e che si assumono la responsabilità di farla. Allora serve un vero patto sociale fra chi si occupa di politica, l'amministrazione, le imprese, le industrie, i coltivatori, perché è vero che il problema esiste e dobbiamo affrontarlo in qualche modo, ma lo dobbiamo affrontare non con chi pensa che facendo un'opera qualsiasi pur di spendere dei soldi, io non sono keynesiano, no? Gizzi, è tornata di moda la teoria economica di Keynes che diceva pago uno per fare un buco, pago un altro per chiuderlo e così intanto muove l'economia. Io penso che dobbiamo spendere i soldi, quei pochi che abbiamo, perché ormai sappiamo tutti che sono pochi, per fare cose utili. E serve un nuovo patto sociale in questa città. Tutti insieme, perché chiudo, il primo sindaco di Castenaso del dopoguerra, e me lo ha raccontato una sua sorella che purtroppo ormai è mancata anche lei, guardando asfaltare la San Vitale disse: a stucarà da rera al stre par der da maniera in ustar fiume. Allora pensiamoci bene e non diamo dei passatelli bolliti d'asfalto ai nostri figli da mangiare. Ho ascoltato per ultimo il sindaco Serminghi,
Mi fa piacere che il nostro lavoro di informazione anche periferico sia servito, perché ha cavalcato con buona maestria anche molti concetti del Comitato. Questo, come dire, una battuta simpatica. Torno invece al fulcro della serata, a quello che si continua ad insistere nella parte industriale, non per una polemica ma per fare una precisazione. Signori, il passante nord non è mica miracolo, voi sperate che le vostre aziende vadano bene col passante nord? Cioè, secondo me qui siamo veramente in un asse sbagliato. La pianificazione del PTCB che ha assorbito il passante è stata fatta in un anno, a brucio, nata nel 2003, chiusa nel 2003 per assorbire il passante, perché era al di fuori della pianificazione. Signor Brunelli, quello che contava era il piano regionale integrato di trasporto, la grande trasversale di pianura, è lo stesso tracciato del passante nord. Cioè, avete trasformato un insuccesso, facciamolo fare ad autostrade perché non ci sono i soldi. Questa è la verità. Cioè, state mistificando come è avvenuto in questo. Gli industriali strapparsi le vesti perché il ponte sul Reno non c'era. L'Interporto, un centro di importanza europea, non ha una rotonda, non ha un semaforo, ma qualcuno qui si deve vergognare. Sono 40 anni che siamo qua. Come possiamo accettare che ci venite a spiegare il futuro, come si risolve il problema della tangenziale? Ma non possiamo affidarvi questo incarico, ma neanche alla politica. Avete fallito, allora bisogna ragionarci sopra, avvicinare. Noi non siamo contro la politica tout court, però le proposte vanno ascoltate. Il fatto di aver avuto il confronto della nostra proposta, altra menzogna pazzesca, le spiego com'è stato il confronto. Nel 2004 noi subito con la facoltà di ingegneria di Bologna abbiamo messo a punto quello che l'amico Ghini ha spiegato molto bene, validato tecnicamente, trasportisticamente, a livello urbanistico, a livello di conto economico e a livello di sostenibilità. Ci hanno invitato a presentarlo nel Consiglio Provinciale perché c'era pronto un comitato tecnico-scientifico. Vogliamo dire come era composto questo comitato tecnico-scientifico a cui noi abbiamo vietato di partecipare, perché gli inviti pelosi non si fanno tra persone serie. Diretto dal direttore della provincia, architetto Cavalcoli, coordinatore quello che ha progettato il passante nord, ingegner Giornelli. La composizione era 8 a 1 e noi dovevamo essere l'uno in mezzo agli 8. Ma vogliamo scherzare? Non vi vergognate, cioè qui veramente è cambiato tutto e hanno applicato regole che non esistevano. Sa cosa hanno inventato? Che da un senso all'altro di marcia andava allargato il jersey di 2,50 m. Cioè non bastavano più i 7,5 m per lato, ne servivano 12 per lato. Non hanno detto che non andava, perché non potevano farlo, i trasportisti che ce l'hanno fatto lavorano per loro, hanno però fatto in modo di spanciarlo per aumentare il costo. Un altro progetto, una vergogna. Ecco perché la mediocrità sta da 20 anni colpendo Bologna. Nascono progetti mediocri, non si fanno confronti. La prima volta che un comitato, che è diverso, che fa una proposta, scombina le carte. Bisogna affossare il progetto, questo avete fatto. Quindi dal 2004 ad oggi una mistificazione totale, vai in Europa, cambia le regole, affossiamo quella proposta. No, c'è, è fattibile subito, non bisogna studiare molto. Rimettiamo in moto il discorso universitario, chiamiamo Castellucci e Autostrade, che sono molto bravi a fare il loro lavoro. Questa proposta può vedere la luce molto velocemente e finiamo le opere laterali. Quindi per favore rimaniamo al pezzo, il comitato vuole che i soldi rimangano, che il problema si risolva e che gli industriali si mettano a fare la competizione con i cinesi che ci stanno ammazzando da 15.000 km, che non è la trasversale di pianura, che li risolva. Partecipare a un confronto di questo genere. Io
Dico questo a Brunelli. Io non sono in campagna elettorale. Siccome non sono in campagna elettorale, perché io le elezioni l'ho appena fatte, quello che spero di poter fare è fare il bene della città metropolitana. Questo è l'obiettivo che io in questo momento ho e che cercherò di perseguire da qui fino a che il mio operato potrà essere preso in considerazione. Sono state dette tante cose, ma di quello che dovrebbe essere, dovrà diventare la città metropolitana, si è detto poco, molto poco. Probabilmente ci saranno altri momenti di confronto e avremo modo di sviluppare altre idee e altre tematiche. Ma oggi si è sempre parlato molto di nodo bolognese a livello nazionale. Io questo lo voglio un po' ricordare, perché oggi abbiamo parlato un po' del problema solo del traffico locale. E sicuramente è un tema, ma non mi accontenta. Cioè, io non posso pensare che in un momento come questo la città di Bologna non entri in un sistema di competitività non regionale, ma nazionale. Dico questo perché, se vogliamo lavorare all'interno della città metropolitana, Bologna deve essere centrale negli obiettivi anche della regione Emilia-Romagna, di cui si è parlato molto poco questa sera. E invece io questa cosa la voglio rivendicare, perché è quello che ho detto anche in altre sedi. Bologna non può essere strategica per la regione se e soltanto se c'è il passante nord. Può essere, come dire, una scelta, ma non è sufficiente. C'è il tema che noi dobbiamo porre fortemente al centro del dibattito di come, in un'epoca che è profondamente mutata dal 2003 ad oggi, la competitività si concentra comunque nelle città. Perché nelle ipotesi delle dinamiche demografiche del futuro, ma non forse in Italia, ma nel mondo, saranno le megalopoli a generare le economie delle città. Allora, noi dovremo cercare di capire come una città come Bologna, che oggi, guardate, è piccola, perché 1 milione di abitanti non è una città metropolitana, la vera città metropolitana è la regione Emilia-Romagna, che conta 4,5 milioni di abitanti. Allora, come la città di Bologna, anche attraverso le infrastrutture, e io spero che invece l'aeroporto di Bologna va esattamente dove è adesso, ma non per un problema territoriale, nel senso che Caldera è comune aeroportuale insieme a Bologna, ma io spero di poter generare delle economie dalle infrastrutture, e l'aeroporto di Bologna oggi deve entrare a pieno titolo nel dibattito, più di quanto non sia stato fino a questo momento. Quindi il passante nord dell'infrastruttura, come dire, viaria è importante, ma secondo me l'SFN, di cui si è parlato poco, si è parlato in maniera, come dire, trasversale, sul quale si è investito comunque tanto, perché sono state fatte 84 stazioni e a compimento saremo 87, ma l'SFN, l'aeroporto, sono due nodi strategici sul quale la città di Bologna dovrà scommettere. E il passante nord come si colloca, per esempio, con l'aeroporto di Bologna? Io questo lo voglio, come dire, sottolineare, perché l'aeroporto di Bologna adesso, dico, 6 milioni l'attesa, l'aeroporto di Bologna ha dichiarato che vuole andare a 13 milioni, ok? Magari, non so, è una prospettiva di lungo periodo rispetto al master plan aeroportuale, magari arriveremo a 10 milioni, ma oggi siamo a 6 milioni e mezzo. Allora, questa infrastruttura, rispetto anche alle infrastrutture che oggi stiamo pensando, come si riesce a valorizzare? Perché oggi questo è il vettore di adesso che è maggiormente importante per la città di Bologna e che ha cambiato le dinamiche economiche anche della città di Bologna, dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista delle attività di logistica che oggi si stanno insediando vicino all'aeroporto, perché le dinamiche della logistica sono profondamente modificate anche a seguito della crisi, e quindi oggi esiste una nuova logistica che è anche quella legata alla città di Bologna e ai suoi brand, tra cui uno, che è quello che poi verrà sviluppato con Fico, è quello sicuramente dell'agroalimentare. Allora, queste sono le cose sulle quali noi dobbiamo ragionare e sulle quali io penso che noi sindaci dovremmo dare il contributo. Io proverò a fare di tutto. Passante nord, abbiamo detto tante cose. La pianificazione, lo dico un'industria, ma un'industria insieme a noi questa cosa, secondo me, francamente la sa. Nel 2003, a prescindere dai volumi di traffico, eravamo nel momento del picco economico, dal punto di vista dell'espansione dell'economia. Eravamo nel momento in cui anche a livello nazionale si facevano leggi, mi pare fosse la Tremonti-Ter, in cui si davano, forse ce lo può dire meglio nelle gare, in cui si davano sgravi fiscali per le imprese che costruivano capannoni. Quella era è completamente finita. Oggi dobbiamo ridisegnare un panorama economico anche nella nostra città. E concludo dicendo che cosa? Si è parlato di pianificazione.
Io penso che la città metropolitana si è posta un obiettivo, quello del consumo di suolo a saldo zero. Ecco, noi dobbiamo imparare a fare una cosa, a coniugare le parole con i fatti. Ci siamo posti questo obiettivo. Per raggiungere questo obiettivo dovremo lanciare un nuovo piano territoriale metropolitano che tenga in considerazione questa linea di principio. Come si coniuga il passante nord anche questa cosa qua? Ecco, questi sono i temi sui quali noi ci dovremmo misurare e permettetemi di dirlo, io sono persuasa che Bologna abbia delle grandissime caratteristiche di potenzialità territoriale perché è lo snodo tra il sud e il nord Italia e su questo noi dovremo moltissimo lavorare. Grazie. Noi siamo alla fine di questo... questa nostra serata, ovviamente in queste situazioni non si risolvono i problemi e probabilmente non si indicano neanche forse le direttrici giuste, però intanto si ascoltano tutti, quindi se non altro qualcuno potrà farsi la sua idea in modo forse più completo, più giusto. Ecco. Quindi grazie a Severino Ghini, grazie a Gianni Galli, grazie a Mario Sperardini, grazie a Federica Salsi, grazie a Viviano Brunelli, grazie a Eugenio De Moregari, grazie a Irene Priolo e a Stefano Sermenghi in sala. E grazie a tutti per aver partecipato a questa serata.